Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria e tutti coloro che sono in ascolto, il mio grande saluto. Sono Padre Serafino qui da Casa San Sergio a Settignano, a Firenze, e eccoci alla settima puntata di questa rubrica di spiritualità cristiana. È una rubrica che deve aiutarci a crescere nella conoscenza di Dio e nell'amore di Dio. Oggi, come puntata, come titolo, ho pensato di parlare del sentirsi amati, quindi direi possiamo dare questo titolo alla puntata di luglio, sentirsi amati, e devo dire subito che mi ispiro un po' a un bellissimo libretto, un bellissimo testo che si intitola proprio Sentirsi amati, scritto da un sacerdote abbastanza famoso, Henry Nouwen, e un sacerdote olandese che visse in America, morto da una decina d'anni, autore di tanti bei libri di spiritualità, Sentirsi amati. E parto da una considerazione proprio anche sulla predicazione che io faccio e facevo fino a poco tempo fa, quando mi dicevano: ma non mi sento amato da Dio, sento Dio lontano. Io dicevo sempre: ma non importa sentirsi amati, quello che importa è sapersi amati. La dimostrazione dell'amore di Dio, che noi come amore intendiamo sempre un amore sensibile, umano, dei gesti, delle attenzioni, eccetera, e Dio ha degli altri canali per comunicarci il suo amore. Non importa sentirsi amati, importa sapersi amati. Poi, dopo un po', invece, riflettendo su di me, ho detto: ma no, questo non è vero, perché chi ama ha bisogno anche di avere la conoscenza, la consapevolezza di essere amato. In fondo, un gesto che mi fa un mio amico, un mio familiare, la mamma e un mio figlio, eccetera, sono gesti concreti con i quali mi manifesta di essere, che io sono amato, me lo dice, mi fa un gesto, me lo comunica attraverso il suo essere. E così mi sono detto: no, questo, sto sbagliando, devo correggere il tiro. Non soltanto allora sapersi amati da Dio che ci ha creati, ma anche sentirsi amati. Ecco dunque il tema allora di questa puntata che ho scelto. Partiamo allora da il battesimo di Gesù, quelle poche volte che il Padre Eterno parla, e nel Vangelo sono solo tre volte che il Padre fa sentire la sua voce. Ebbene, di queste tre volte, due esattamente al battesimo di Gesù e alla trasfigurazione, pensate, dice la stessa cosa. Parla solo tre volte e per due volte si ripete. Ebbene, dice: questo è il mio figlio, l'amato, il prediletto, ascoltatelo. Dirà questo al battesimo al Giordano, dirà questo anche sul Monte Tabor alla trasfigurazione. Quindi il Padre, quando parla del figlio, figlio Gesù, che sta iniziando la missione, che sta vivendo la sua missione pubblica, gli dà questo appellativo: il mio amato, il prediletto. Ed è quindi il Signore, il Padre, fa sentire questa voce, dice al Figlio che egli è l'amato. E voi mi direte: ma lo fa sentire per gli apostoli, lo fa sentire per il Battista, questo serve per gli apostoli sul Tabor, sarà vero anche questo, ma lo sente certamente anche il Figlio Gesù. Anche il Figlio ha bisogno, per così dire, di sentire che il Padre lo ama. Egli lo sa, certamente lo sa, è il Verbo di Dio, è Dio in sé, certamente non ha bisogno di ulteriori conferme, ma sta di fatto che il Padre, quelle poche volte che fa sentire la sua voce, dice: il mio figlio, l'amato, il prediletto. Ecco la voce di Dio, ecco la voce di Dio, mentre invece la voce del mondo dice proprio il contrario. Noi sappiamo che c'è il mondo, che è dominato dal principe di questo mondo, che è il maligno, e c'è Dio, il cui re è il Cristo, Signore, che governa, il regno di Dio, il cui re è Gesù, che governa dalla croce. Ebbene, la voce del mondo, la voce del maligno, non mi dice mai che mi ama. Il maligno mi dice sempre, io adesso parlo delle voci del mondo: tu non sei adatto, tu non sei nessuno, tu non sei capace, tu sei
sei indegno, ma guarda quello com'è più bravo, ma guarda hanno preso quell'altro al posto tuo. Il mondo ci spinge a una sorta di continua rifiuto di noi stessi, di incapacità di noi stessi, mentre invece il Padre che mi ha creato mi conferma nell'amore, mi dice io ti amo. Noi se ascoltiamo troppo la voce del mondo cadiamo in una sorta di rifiuto di noi stessi, alla fine finiamo col crederci. Se davvero continuamente io sono in competizione con l'altro, che è più ascoltato, più bravo, più giovane, più aitante, più bello, eccetera, più desiderato di me, alla fine finisco col crederci, per forza. Non mi sento benvenuto nell'esistenza umana, non mi sento amato da nessuno, che è l'esperienza peggiore che possiamo fare. Il mondo non mi ama, questo è poco ma sicuro, perché il demonio, che è il principe di questo mondo, non è capace, non compie atti di carità, non ama. Noi però siamo nel mondo, ma non del mondo, quindi continuamente siamo sottoposti a delle parole che ci dicono non sei amato, non sei bravo, eccetera. Bene, quando noi ascoltiamo questo, dobbiamo affermare la verità su noi stessi. Io sono amato. No, io sono amato. Noi rispondiamo a questo al mondo. Essere amati è una verità fondata. Ce l'ha detta Dio. È nella Sacra Scrittura. Leggete per esempio il Salmo 138, quindi anche già nell'Antico Testamento. Certamente Dio non cambia, è l'Antico Testamento uguale al Nuovo. Conoscete il Salmo 138, no? Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Prima ancora che mia madre mi mettesse al mondo, tu già sei tu che hai creato le mie viscere. Tu mi hai tessuto nel seno di mia madre. Dio già ascoltava la mia voce prima ancora che io venissi al mondo. Dice questo salmo, stupende sono le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Ecco, questa è la verità. Questa è la verità fondata, tu mi conosci fino in fondo, e sappiamo che conoscere per Dio è amare. Ebbene, questo è l'atto costitutivo, i Vangeli ce lo dicono continuamente, Gesù dirà vivete, rimanete in me e io in voi. Questo è l'atto costitutivo, essere amati, però questo è solo l'inizio, è la base, è la radice, è quello che io so e conosco. Adesso c'è il passo successivo, cioè trasformare questa realtà che abbiamo nel nostro profondo e che ci diciamo leggendo le scritture e che sappiamo fondata su Dio e sulla sua parola, quindi la parola certa, la parola rocciosa, deve essere trasformata in vita, cioè deve diventare da verità che ci viene data a vita vissuta, cioè diventare gli amati, come noi siamo fratelli tra di noi, ma dobbiamo diventare fratelli, come sappiamo di essere figli di Dio, ma dobbiamo col battesimo diventare figli di Dio con l'Eucarestia. Quindi dall'essere come sostanza, come base, al diventare, al divenire gli amati. Noi sappiamo che da bambini eravamo innocenti, poi ci siamo sentiti colpevoli ed ecco che di nuovo adesso con l'essere amati noi ritroviamo la gioia di sentirci di nuovo innocenti in Cristo. Ma questo essere amati si deve incarnare, si deve realizzare in tutto ciò che facciamo, nella nostra esistenza quotidiana, nella nostra banalità, nei nostri atti comuni. Lì noi siamo i figli del Padre, amati in Cristo Gesù, la verità nostra più profonda del mio essere. Ebbene, questo autore Nouwen dice in questo suo testo, usa quattro parole per esprimere la verità del figlio di Dio amato dal Padre, il divenire amati e il metterlo nel nostro concreto quotidiano, perché se la verità rimane astratta non entra poi nella nostra esperienza,
anche un'esperienza divina. L'uomo chiamato in Cristo a divinizzarsi e quindi a sentire prima di tutto di essere amato. Ecco il motore, la spinta che ci fa andare avanti nel nostro cammino di santificazione, che è questo che il Padre vuole da noi. Ebbene, questo sacerdote, questo autore, dice, per esprimere meglio il concetto di essere amati, ho preso le parole della Santa Messa, cioè quello che succede sul pane quando io, sacerdote, celebro la Messa con quattro parole. Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede loro, dicendo: prendete e mangiate. Quindi, quattro verbi, prendiamoli anche noi, così ci capiamo meglio. Prese il pane, quindi verbo prendere, poi benedire, poi spezzare e poi dare. Quattro parole: prendere, benedire, spezzare, dare. Come si diceva da bambini, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Prendere, benedire, spezzare e poi dare. Iniziamo allora con la prima parola. Prendere. Il sacerdote prende il pane, ecco, lo mettiamo allora sul piano dell'anima, di me stesso, che sono preso da Dio, sono preso dal Padre. Allora, questo prendere, se a noi sembra un verbo un po' forte, noi usiamo un altro, scegliere. Io sono scelto dal Padre. Guardate, senza questa consapevolezza di essere scelti da Dio, noi non arriveremo mai a sentirci amati, perché prima dobbiamo essere consapevoli che il Padre eterno dall'eternità ci ha voluti e ci ha scelti, ma direi proprio ci ha scelti tra gli altri. Ora, noi abbiamo un concetto sempre un po' umano, diciamo, del scegliere, per cui se io vengo scelto sembra che un altro sia scartato. Quando eravamo bambini si giocava a pallone, si facevano le squadre e diceva: io scelgo te e tu vieni nella mia squadra, eccetera. Vuol dire che ti reputo un pochino più bravo tra gli altri, e se non sono scelto ci rimango male perché sono un po' più brocco degli altri. E quindi la scelta è sempre una elezione personale. Pensate nell'innamoramento tra i ragazzi: uno sceglie una ragazza perché quella è più bella di tutte le altre ai suoi occhi, e così viceversa, quindi ne sceglie una perché le altre non sono all'altezza della scelta, di quella ragazza che è stata scelta. Così fa Dio nei nostri confronti. Per una, come dire, per un fatto divino, gli altri non sono scartati, ma sono scelti anche gli altri. Ma questo riguarda Dio, questo riguarda Dio. Per quanto riguarda me, io sono visto da Dio e scelto come qualcosa di speciale. Pensate, quando Dio dice: tu sei come la pupilla dei miei occhi, cioè la parte più preziosa dell'occhio, che è uno degli organi più preziosi del corpo. Io sono scelto, io devo essere sempre in questo contatto, perché se non sono voluto non mi sentirò mai amato. Io sono stato voluto da Dio prima che il mondo fosse. Ma proviamo a riflettere un attimo soltanto su questo: io, proprio io, con la mia persona, con questo carattere che ho, con questa umanità che mi ritrovo, io, individuo singolo, sono stato voluto e scelto da Dio prima della creazione del mondo, da sempre, per quello che sono. E questa è davvero è una cosa straordinaria. I bambini, pensate, se non ho questa consapevolezza, ricado necessariamente nel rifiuto di me, nel sentirmi non amato, nel sentirmi colpevole, e quindi non riesco neanche a essere amato. Per esempio, se una coppia di sposi, la mamma si trova incinta, magari non in modo voluto, ecco, diciamo pur così, e poi mette al mondo il bambino, poi quando questo ha 4-5 anni gli dice: ma guarda che tu sei stato un incidente di percorso, non ti abbiamo voluto, però visto che sei nato, eccoti qua.
una madre che dicesse una frase simile al proprio figlio lo rovina per tutta la vita. Non sognatevi mai di dire una cosa simile, perché il bambino si sente non amato, non voluto, non voluto. Il bambino si sente non voluto e allora rimarrà turbato, questa ferita non gli andrà mai più via. Come diverso invece quando una mamma, un papà prende il proprio figlio, lo guarda con tenerezza, un bambino di 4-5 anni, gli dice: guarda che io e il papà ti abbiamo amato e voluto prima ancora che tu venissi all'esistenza, prima ancora che tu crescessi nel mio grembo. Già ti avevamo amato, senza sapere cosa sarebbe venuto fuori, se un bambino biondo, un bambino moro, un bambino occhi verdi, un bambino occhi neri, senza sapere niente, già noi ci stavamo preparando ad accoglierti. Bene, così cresce il figlio. Cresce il figlio perché come prima cosa si sente voluto. Allora su quel sentirsi voluto, pian piano costruisce la sua esistenza umana. E mentre invece il mondo vuole la nostra insicurezza, quel bambino si sentirà sicuro perché è voluto dai genitori, e mentre invece il bambino non voluto sentirà subito insicurezza. Il mondo, guardate, vuole la nostra insicurezza. Ecco perché il mondo ci spinge in questa maledizione, in questo non sentirci nell'esistenza amati e voluti da Dio, e ci spinge in questo modo equivoco di vivere la nostra esistenza. Ebbene, non ascoltate la voce del mondo, ascoltate solo la voce di Dio, perché il mondo ci dice bugie. Ripeto e sottolineo, il mondo ci dice bugie. Questa è una verità lapalissiana, cioè se il principe di questo mondo è il maligno e se il maligno è anche il padre della menzogna, come dice Gesù, se uno più uno fa due, ne viene anche che il mondo dice menzogna. Il mondo vuole la nostra insicurezza per aggrapparci al nulla e per gettarci nella non accettazione di noi stessi. Invece io, pur nella mia grande fragilità, pur nei miei grandi limiti, pur nel mio nulla, ecco che questo nulla è amato da Dio. Che mistero questo, è un grande mistero, ma io mi sento scelto, guardate, e di qui fondo tutta la mia gratitudine e tutta la mia gioia. Ma come? Il Signore ha scelto me, tra tanti ha scelto me, sì, il Signore ha scelto me. Bene, allora adesso vi do alcuni suggerimenti su questo primo punto di essere scelti, di come possiamo difendere questa verità che è costitutiva, che sta nel fondo del nostro cuore, che è nell'innocenza del nostro essere, prima della colpa. Dunque, alcuni suggerimenti, vi direi questi. Il primo: quando il mondo dice che non sei amato, che non sei voluto, che sei venuto per caso, che sei frutto del caso, che il mondo va tutto storto, che va tutto male e che quindi anche tu sei in questa maledizione, diciamo, devi dire no. Ecco, questa non è la verità su me stesso. La verità è che io sono stato scelto e sono stato scelto perché sono prezioso. Questo come creatura, questo anche i peccatori. È chiaro che l'amore di Dio è anche la correzione, quindi anche Dio ci ama anche quando ci corregge e ci castiga, ma Dio ci ama. Dio ci ama in Cristo Gesù, nella sua morte di croce, nel dono della madre, ma questa è la verità. Quindi il primo punto per custodire la mia, come dire, il fatto che il Padre mi ha scelto, è dire a me stesso, quando il mondo mi detesta, mi maledice, dire a me stesso no. La verità su me stesso è che io sono amato dal Padre. Il secondo suggerimento è questo: trovare un luogo dove questa verità è custodita, è detta, è ribadita. Allora può essere un gruppo, può essere una comunità, come io faccio parte di una comunità monastica di carattere religioso, cioè trovare un luogo con dei fratelli in cui questa verità ce la ridiciamo, così quando il fratello si sente male, non si sente amato, si sente spinto nel mondo
a non accettare di essere un figlio di Dio amato, ebbene noi insieme diciamo no, la verità su te stesso è che invece il Padre ti ama e ti ama infinitamente, ha fatto il cielo e la terra per te, ha dato il Figlio suo per te, ha dato lo Spirito Santo per te, e questa è la verità, questa è pura verità, dalla quale non si scappa, o meglio, nella quale dobbiamo entrare. E il terzo modo per vivere questo essere scelti è di ringraziare, è di vivere nella gratitudine. Ma un momento, se io sono scelto così, mettiamo, non so, mi danno un grande premio, scrivo una poesia e mi danno un grande premio, sono scelto tra tanti, quando lo ricevo ringrazio e dico non credevo di vincere con questa mia poesia, però dato che sono stato scelto, ecco che ringrazio perché mi avete dato questo premio, perché vi siete accorti di me. Ebbene, se questo è vero sul piano umano per delle cose umane, quanto più sul piano divino, quanto più sul piano di Dio, io non sono un incidente di percorso, io sono una scelta divina, per cui ecco, nella mia giornata normale quante occasioni ci sono per dare grazie, per ringraziare il Padre di questa scelta che Egli ha fatto di me, tantissime occasioni ci possono essere nella mia giornata, piccoli fatti che mi succedono, una gioia che ricevo, anche piccola, ma semplicemente il pane che spezziamo tutti i giorni, il fatto di poter andare all'Eucaristia, il fatto di godere comunque delle cose che il Padre mi dà e che sono cose buone. Ecco allora il ringraziamento, quante occasioni ci sono per essere grati. Puoi decidere tu se vivere la stessa cosa o con amarezza o con gratitudine. Io sentendo i discorsi quando viaggio in treno o quando sento così i discorsi per le strade, sento sempre gente che si lamenta che le cose vanno male, che le cose, che ci sono disastri, che il mondo non è più come una volta, che le stagioni non sono più come quelle di una volta, che se piove ci lamentiamo, se c'è caldo ci lamentiamo. Ebbene, per ogni cosa, guardate, decidete voi su quella stessissima cosa, se vivere con amarezza, cioè con lamentela, o con gratitudine. Però, se vediamo sempre il lato oscuro delle cose, finiamo nell'oscurità. Mentre invece la gratitudine genera gratitudine, proprio come l'amore. L'amore genera amore, per cui se io da una piccola cosa la ricevo dal Padre, ma anche un fiore che vedo nel campo, anche se non lo colgo, lo guardo, ne godo e lo ricevo perché il Padre mi ama e in qualche modo me lo dona, me lo dà, ne sono grato, da questa piccola gratitudine imparo a essere grato e ci accorgeremo che ci sono tante cose che il Padre ci dà di cui essere grati. Pensate solo a una sola Eucaristia o a una confessione, un sacramento, una discesa dello Spirito Santo che noi riceviamo magari con una certa leggerezza, quante cose invece dovrebbe essere la nostra fonte di gratitudine. Il Padre ci dimostra che ci sceglie. Bene, questo è il primo punto, quindi ora concludiamo questo primo punto. Il Padre in Cristo, prima di tutto, siccome mi vuole, siccome vuole che io risponda al suo amore, mi sceglie tra gli altri, mi chiama fuori, mi dà un nome e mi dice tu Serafino, tu Giovanni, tu Antonio, ti sto guardando, io ti amo in Cristo Gesù. Veniamo al secondo punto. Il secondo punto, prese il pane, lo benedisse. Fermiamoci su questo verbo. Il Padre prese il pane e lo benedisse, e quindi, se lo, come ho detto prima, lo rivolgiamo all'attenzione umana, cioè il Padre prende me e mi benedice, voglio leggervi su questa parola. La benedizione ebraica che viene data, voi sapete, quando un bambino, un ragazzino dell'ebraismo arriva a 12 anni,
va nel tempio e fa un rito in cui diventa adulto. Il padre dice: io non sono più responsabile dei suoi peccati. Ma non solo dice non sono più responsabile dei suoi peccati, dice anche questa frase, attenzione: il padre si rivolge al figlio, e questo a tuttora, anche oggi quando nella liturgia ebraica c'è il rito della maggiore età, il padre dice: figlio, qualsiasi cosa accadrà nella tua vita, sia che tu abbia successo o no, sia che tu divenga importante o no, sia che tu abbia salute o no, ricordati sempre quanto tua madre e io ti amiamo. Cioè, il padre e la madre dicono: tu adesso diventi grande, ma ricordati sempre che tuo padre e io ti amiamo. Cioè lo confermano il bambino che l'altro è amato. Allora questo, che il figlio è amato, questa è la benedizione. Allora, da quando io ho letto questo mi sono detto: ma allora la benedizione è confermare l'altro, il figlio, che è amato, è dire io ti amo. Dire a uno io ti amo è benedirlo, è confermarlo, è dire una cosa buona su di lui, è rassicurarlo. Allora, la parola benedire non vuol dire fare un gesto, ma se spezziamo la parola proprio in italiano in due, bene dire significa, rivolgiamola dall'altra parte, significa dire bene. Quindi benedire è dire qualcosa, non soltanto fare un gesto silenzioso. E non solo dire qualcosa, ma è dire bene. Dire bene. E a questo proposito il padre sacerdote Henry Nouwen racconta nel suo testo un episodio molto significativo, molto bello, di benedizione. Un giorno lui viveva in una comunità, doveva dire la messa in una comunità di handicappati mentali. Un giorno una ragazza, mentre il sacerdote si sta preparando in sacrestia, una di queste ragazze malate va in sacrestia e dice: padre, vorrei una benedizione. Allora lui gli traccia un segno di croce sulla fronte, ma questa ci rimane male e dice: no, non voglio questa benedizione, voglio una benedizione speciale. E dice: vai in chiesa, poi dopo alla fine ti darò questa benedizione speciale. Ma egli poi, vestendosi, si chiedeva: chissà cosa sarà questa benedizione speciale, non so che cosa potrò fare per dare una benedizione speciale. Ogni tanto anche a me chiedono benedizioni speciali, io mi domando sempre la differenza tra benedizione normale e benedizione speciale. Comunque, dice: vai pure a messa, poi dopo alla fine ti do questa benedizione speciale. C'è la Santa Messa, finisce la Messa e il padre sacerdote chiama questa ragazza davanti all'altare e dice: ecco, mi hai chiesto una benedizione speciale, adesso te la do. E disse: cara Janet, si chiamava Janet, tu sei qui da tanto tempo, in questa casa, in questo luogo, e voglio dire che tu sei molto importante per tutti noi, perché tu sei sempre sorridente, sei sempre contenta, vedi sempre le cose belle della vita, e quindi la trasmetti a tutti noi, ci dai veramente la gioia anche quando noi siamo un po' giù di corda, eccetera. Insomma, la tirò avanti per 10 minuti dicendo tante cose belle su di lei, ma attenzione, cose vere, non disse cose sbagliate. Ebbene, alla fine, dopo 10 minuti, questa ragazza le fece un sorriso così bello e così radioso di gratitudine che il sacerdote disse: non ho mai dato una benedizione così bella. Cioè, dire bene per rassicurare, per rafforzare questa sorella che ella è amata da Dio. Ebbene, dopo questa benedizione un'altra ragazza alza la mano e dice: anch'io voglio una benedizione speciale. Dice: va bene, vieni. E allora viene anche quest'altra ragazza e gli fa la stessa cosa: cara Maria, non so come si chiamasse, davvero voglio ringraziarti della tua presenza qui, perché tu hai queste doti, quest'altra, eccetera. E qui 10 minuti ancora di dire bene, tirare fuori il bello, il bene presenti in questa persona.
va via, si siede questa ragazza, dopo un po', subito un altro giovane alza la mano e dice: anch'io voglio una benedizione speciale. E dice: va bene, vieni. Insomma, in poche parole, tutti vollero questa benedizione speciale. Questa durò un'ora, questa benedizione, perché benedisse tutti, e alla fine addirittura anche il personale, anche gli infermieri che assistevano e magari non avevano neanche una gran vita di fede, vollero questa benedizione speciale. Allora, questo fatto raccontato, una volta volli fare anch'io, volli sperimentare anch'io una cosa del genere, e un giorno che ero in visita a una delle comunità di cui faccio parte, la comunità dei figli di Dio di Don Divo Barsotti, che ha molti gruppi laici sparsi in tutta Italia, ebbene ero in uno di questo gruppo e si doveva dire la compieta, eravamo una trentina di persone, era al termine della serata, della giornata di ritiro, e dissi: bene, adesso diciamo compieta, però alla fine della compieta la benedizione non ve la do io, ma ve la date voi. Allora dicemmo compieta, arrivato il momento finale, io dissi: bene, allora adesso, anziché io farvi il segno di croce su tutti voi, come segno semplice, che poi comunque alla fine farò lo stesso, adesso, anziché far così, la benedizione ve la date voi, cioè vi benedite a vicenda. Ci mettemmo tutti un po' così, eravamo già tutti un po' seduti in cerchio, in piedi, non ricordo, e disse: adesso se qualcuno di voi desidera dire bene, così molto semplicemente, del fratello, della sorella, di uno dei presenti qui, lo faccia con sincerità. E mi misi in silenzio. Passano i secondi, nessuno osava rompere il ghiaccio, allora dentro di me dicevo: Signore, fa che qualcuno dica qualcosa, se no questa benedizione qui non parte e non succede nulla. E finalmente un uomo prende il coraggio e dice: ma io vorrei dire bene, cioè benedire mia moglie, perché fa bene da mangiare. Ma io dentro di me non alzai gli occhi, ma dentro di me dissi: ma sì, è già qualcosa, diciamo, ci potrebbe essere anche qualcosa di meglio, dire bene della moglie solo perché fa bene da mangiare. Però sta di fatto che quell'uomo sentì di dire bene della moglie perché era brava, una brava cuoca, e la moglie era presente. Allora io alzai gli occhi verso la moglie e vidi che questa parola l'aveva trafitta nel cuore. Questa donna si mise a piangere silenziosamente, vedevo che si asciugava gli occhi con il fazzoletto, e dentro di me dissi: oddio, adesso non vorrei con questa benedizione aver scatenato qualcosa, sapete il detto tra moglie e marito, non mettere il dito, ora questa la ringrazio in pubblico davanti a tutti perché fa bene da mangiare. E questa donna si commosse profondamente. Dopodiché questa donna prese la parola e disse davanti a tutti: anch'io voglio benedire mio marito perché è molto paziente con tutti noi, me, i miei figli e tutti i vicini di casa. E vidi che anche il marito a quel punto fu come trafitto da questa benedizione. Forse a casa non se l'erano mai detti, forse a casa il marito non aveva mai detto alla moglie: ti benedico, sposa mia, perché sei un'ottima cuoca. Lei non aveva mai detto a lui: forse ti benedico, fratello e marito mio, perché sei stato paziente, perché sei tanto paziente con tutti noi. Dopo un secondo parte un altro e benedice, cioè dice bene di questo fratello. Un altro fratello dice bene di un'altra sorella, di un altro fratello. Insomma, si partì questa benedizione, alla fine non la finiva più nessuno. E sarà durata anche qui mezz'ora in cui tutti benedicevano tutti. Naturalmente non inventandosi cose particolari, oppure per dire qualcosa, ma era la volta buona in cui finalmente si aprirono i cuori come se si fossero scongelati, e quelle cose che erano dentro ma non avevamo mai detto, ecco che venivano
dette al fratello. Allora io mi sono detto, e poi guardate, uscimmo quella sera che c'era, sembrava che volassimo un metro da terra, una gioia intima, profonda, che forse non avevamo mai provato, perché facemmo questo nella preghiera, cioè nel nome del Signore, ci benedicevamo a vicenda, cioè ci davamo la conferma che l'altro è amato, che l'altro è benedetto. Guardate, anche, vi ho detto, anche il Padre Eterno quando parla con Gesù nel battesimo dice: tu sei l'amato, il benedetto, tu sei l'eletto. E perché anche Gesù ha bisogno di sentirsi confermato nella sua umanità dall'amore del Padre. In te mi sono compiaciuto. E pensate le prove che Gesù ha dovuto sostenere, e non dobbiamo dimenticare che egli ha vissuto nell'odio dei farisei, ha vissuto una passione continua. Sì, c'era l'amore della madre, sì, c'era il povero amore anche dei discepoli, ma sappiamo le prove durissime che il Signore, come uomo e anche come Dio, e Dio, vero uomo, ha dovuto sopportare, non sono cose finte. Ecco, allora il Padre, che quelle volte che gli parla, lo rassicura: tu sei l'amato. E su questa assicurazione Gesù si sente benedetto, e siccome è benedetto, egli va avanti, porta avanti la sua missione. E avete presente anche il passo della lettera agli Efesini: benedetto, benedetto il Signore, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Vedete? Anche qui il Signore, nella Sacra Scrittura, ci benedice con la benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ora lasciamo una pausa musicale e chiedo di mettere un piccolo brano, poi riprendiamo questo importantissimo discorso della benedizione. Continuiamo il nostro discorso sul sentirsi amati. Eravamo arrivati al punto che per sentirsi amati dobbiamo essere benedetti, cioè come il Padre dice bene, dice cose buone, dice il bene del figlio: tu sei l'amato, quindi lo rassicura. Così anche noi, per essere amati, dobbiamo sentire la benedizione di Dio, dobbiamo sentire che Dio dice bene di noi. E questo è un punto importantissimo, perché siamo veramente abituati a vivere nelle tenebre e a sentire sempre il male che viene da tutte le parti. Basta guardare una televisione, basta leggere un giornale, e anzi ci dice sempre: ma se Dio fosse buono, ma se Dio esistesse. Questo è un falso problema. Dio è buono, non solo esiste, ma il Padre è buono. Questa verità è una verità di fede che va custodita. È la reazione del mondo, dell'uomo che vive nelle tenebre, nel peccato, che sceglie, ecco, di mettersi contro Dio, satanicamente contro Dio, che crea il disastro in sé e nella creazione. Ma la voce originaria, ecco il cristiano cosa fa per essere forte a vivere nel mondo e per portare la benedizione di Dio al mondo: si deve sentire benedetto. E quindi Dio deve dire, Dio dice cose buone di me, mentre il mondo dice cose cattive di me. Dio dice cose buone e io devo ascoltarle. Ci sono due modi per ascoltare questa parola stupenda del Padre su di me. Il primo, nella preghiera. Allora, nella preghiera io entro nel silenzio, io faccio l'adorazione tutti i giorni, e che cosa faccio? Io cerco di fare silenzio, di allontanare i pensieri, di non distrarmi, e mi ripeto le parole del Padre al Figlio: tu sei il mio eletto. Perché se Cristo è in me, se vivo in grazia di Dio e se sono nel Signore, Gesù è in me, ebbene la parola del Padre al Figlio eterno, al Figlio diletto, egli le ripete:
ma in quel momento sono io il figlio perché sono con Gesù, e mentre Gesù vive nella gloria, io vivo nella lotta, vivo ancora nel mondo, vivo ancora immerso anche dalle potenze della carne, del mondo, dalla vanagloria e dalle debolezze, e cado e precipito. Ebbene, in quel momento il Padre non ritira la sua benedizione. Io certamente devo, se ho peccato, mi umilio, mi confesso, mi pento, ma poi, riacquistata la vita di grazia, se vivo ordinariamente nella sua grazia, ecco che il Padre mi dà in Cristo la sua benedizione. Tu sei il mio amato, tu sei il mio eletto, tu sei il mio piccolo. Allora leggete qualche passo del profeta Osea quando dice: ti ho preso sulla mia guancia, ti ho abbracciato. Tutti i passi dell'Antico Testamento dove si vede che Israele viene innalzato, viene eletto, viene benedetto. Tu ti ho portato su ali d'aquila nel deserto. Oppure ecco che in questa mia adorazione, in questa mia preghiera, quando ho fatto un po' di silenzio, mi leggo questa frase del Salmo 138: tu mi conosci fino in fondo. Me la ripeto, e in quel momento mi sento davvero benedetto anche nella mia povertà, vi ho detto, quelle piccolissime cose che posso fare, ma grande opera di Dio. L'uomo è la grande opera che Dio fa per traboccare su di lui, creatura di un giorno, un vaso di terracotta come noi siamo, la sua infinita dolcezza, la sua infinita paternità, il suo amore infinito. Se non mi sento amato così, sarò in balia del mondo, e dopo, anche se poi cerco di convincere il mondo che Dio è buono, non ci riesco perché non lo sento dentro di me, non lo vivo, non mi sento benedetto. Io stesso sono nel mondo, e se sono nel mondo sono mondano. No, io non sono mondano, perché ogni giorno il Padre, in questa mia orazione, in questa mia preghiera di silenzio, in questo mio essere, nel mio profondo, mi ridico queste parole. Ma inventatevi voi prendete voi delle preghiere, ascoltate questa voce dell'amore, ascoltate la voce dell'amore. Prendete per esempio la preghiera di San Francesco: dove odio fa che io porti amore. Ecco, mettetela e ve la ripetete lentamente nel vostro cuore, oppure vi ripetete lentamente: Padre nostro che sei nei cieli. In quel momento il Padre vi afferra e vi benedice. Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Quindi ascoltate un salmo, ascoltate una preghiera, mettete il vostro cuore in questa fase di ascolto profondo, intimo, nel quale il Padre vi ripete questa, come vi ho detto, questa parola: tu sei il mio eletto. Ma prendete quasi la scrittura a caso, direi la scrittura a caso: quanto profondi sono i tuoi pensieri, o Signore, scrutami, conosci il mio cuore. Mi commuove sempre il fatto che c'era nella lettura del Vangelo dell'altro giorno: anche i capelli del vostro capo sono contati. Ma quale marito, quale moglie, quale amico può dire: i capelli del vostro capo sono tutti contati? E avremo forse paura? Non temete, voi valete più di molti passeri. Ebbene, questa benedizione del Padre noi dobbiamo ascoltarla tutti i giorni, nella preghiera profonda, nel nostro silenzio, nell'essere un quarto d'ora al giorno nel silenzio, oppure nella lettura della scrittura. Il Padre mi conferma che mi ha voluto, mi ama e oggi mi benedice. E quindi, se sono benedetto dal Padre, io posso nel mondo camminare sugli scorpioni, bere del veleno, vivere in un condominio che mi detesta e mi odia, vivere una situazione difficilissima in famiglia, vivere in un luogo di lavoro dove tutti sono contrari alla verità del Vangelo. Sono lì e sono benedetto da Dio, e il mondo e il maligno e l'odio non mi toccano, nel senso che mi sfiora e mi fa soffrire. Ci sono le prove della vita, c'è la solitudine, ma quella non tocca
tocca l'intimo, perché nell'intimo io sono benedetto dal Padre. E non è bello questo, è un principio di vita spirituale straordinario. Il secondo punto, sempre nella benedizione, vi ho detto, ascolto la benedizione direttamente dal Padre eterno nella preghiera, e poi ascolto le benedizioni che mi arrivano dagli uomini, perché se uno mi benedice, cioè dice bene di me, presta la voce al Padre Eterno. Il Padre Eterno non parla direttamente con voce, non mi fa sentire la voce che si squarcia nei cieli e si sente la voce dal cielo, ma molto più umanamente, semplicemente, per bocca del fratello che mi dice, mi fa un complimento, mi dice sono contento di stare con te perché in te vedo davvero un amico, un uomo davvero che sa comprendere. Ecco, ci fa un complimento qualunque, ma noi siamo talmente poco abituati a vivere questa benedizione da parte dell'amico che se uno mi dice una cosa buona io dico ma no cosa dici, ma no cosa dici, cioè vedete, rifiuto, rigetto la benedizione, ma non va bene questo. Se un amico mi dice sono contento con te perché con te mi trovo bene, parlo bene con te, un complimento qualunque, io anziché dire no, non è vero, devo dire sì, grazie Padre, in questo momento io ti benedico perché nella fatica del giorno in cui mi sembra di non far mai niente di buono, di far tutto storto e tutto sbagliato, come è la modalità del mondo, no, tu per bocca di questo amico, di questo fratello mi hai rincuorato, mi hai detto che io posso essere anche una fonte di grazia, ma questo lo dico, ne do grazie a te. Pensate i santi quando facevano miracoli, e cosa dovevano dire allora? Uno li ringraziava, lode a Dio, sì, il miracolo è successo, lode alla Madonna, lode a Dio, però non posso negare, e quindi il complimento, quando è fatto nella semplicità fraterna, è la benedizione di Dio, che dà a ciascuno di noi, e dobbiamo ringraziare e accettare. Voglio leggervi una pagina in questo proposito dal libro Sentirsi Amati. Vivere con persone handicappate mentali mi ha chiarito le idee delle benedizioni. Queste persone hanno molte benedizioni da offrire, ma quando sono sempre occupato, sempre impegnato in qualcosa di più importante, come posso ricevere queste benedizioni? Per esempio, qui da noi, nella nostra casa, c'è Adam, uno dei membri della mia comunità che non può parlare, non cammina, non può mangiare senza aiuto, non può vestirsi o svestirsi da sé, ma ha delle grandi benedizioni da offrire a coloro che spendono il proprio tempo per stare con lui, sostenendolo oppure solo stando seduti vicino a lui. Non ho ancora incontrato qualcuno che abbia passato molto tempo con Adam senza sentirsi benedetto da lui. È una benedizione che viene dalla semplice presenza. Ma anche tu sai quanto può essere difficile questa semplice presenza. C'è sempre ancora tanto da fare, tanti compiti da portare a termine, che questa semplice presenza può sembrare inutile o anche una perdita di tempo. Ebbene, senza un cosciente desiderio di sprecare il nostro tempo, è difficile ascoltare questa benedizione. Questa presenza può permetterci di vedere quante benedizioni abbiamo da ricevere. La benedizione del povero che ci chiede qualcosa, la benedizione delle gemme degli alberi, la benedizione della musica, la benedizione della pittura, la benedizione dell'architettura, ma soprattutto le benedizioni che ci vengono attraverso parole di gratitudine, incoraggiamento, affetto e amore. Queste molte benedizioni non hanno bisogno di essere inventate, sono qui, ci circondano da ogni parte, ma dobbiamo essere presenti e riceverle. Esse non si impongono a noi, sono il dolce ricordo della bella, forte, ma nascosta voce di colui che ci chiama per nome e dice cose buone di noi.
bellissimo questo passo, c'era il filosofo cattolico Mounier, un francese del secolo scorso, che aveva una bambina handicappata e scriveva alla moglie, perché si era allontanato, era stato chiamato in guerra, insomma dal fronte, scriveva alla moglie e dice: ripensando alla nostra bambina, io sento come la sua presenza, che all'inizio ho fatto fatica ad accettare perché era un'handicappata grave, è invece una benedizione di Dio. E quando ricordo il momento, con commozione il momento, quando andavo davanti a lei nel suo lettino e vedendo questa povera bambina, questa figlia nostra, io sentivo di dovermi inginocchiare davanti a lei per prendere la benedizione del Padre. Sono parole grosse, perché trasformare completamente quello che può sembrare una sventura, una maledizione di Dio addirittura, trasformarla in benedizione. Attraverso questa bambina Dio benedice i genitori. Ecco allora cosa vuol dire benedirci a vicenda: dire cose buone, dire parole di affetto, di amore, di incoraggiamento, mentre il mondo ci dà solo parole cattive, noi diamo parole buone, diamo la nostra piccola voce alla grande voce. Però attenzione, c'è un piccolo pericolo: se benedire vuol dire bene, attenzione a non maledire, cioè a non dire male, perché se dico male, io maledico, e quindi a volte scorre il rischio anche noi di maledire qualcuno. No, questo maledire non vuol dire ti venga un accidente oppure possa tu inaugurare delle sventure, non è questo soltanto maledire, anche semplicemente se io mormoro, se io giudico. Ecco perché Gesù è così severo e dice: non giudicate, non mormorate, non guardate la pagliuzza nell'occhio del fratello. In quel momento io sto maledicendo, cioè sto dicendo male, e la maledizione viene sempre dal maligno. Allora noi, quando diciamo male, mormoriamo, diamo voce al maligno. Siete contenti di dar voce al maligno? No. Allora, se non siete contenti, smettiamo di dire male, di mormorare. Certo, Gesù ci aiuta, ci dice di fare la correzione fraterna. Se c'è qualcosa che non va nel fratello, Gesù dice: vai da lui, richiamalo, diglielo. Oppure un genitore deve correggere i figli. Ma correggere i figli non è maledire, non è dire male, è dire: hai sbagliato qui, questo non lo devi fare, fai cos'ha, fai in modo diverso. Questo è il processo educativo. E anche tra amici è bene dirsi le cose che non vanno bene, ma è ben diverso il discorso tra maledire ed educare. Allora attenzione a non maledire, cerchiamo allora di benedire. E benedire cosa vuol dire? Vuol dire far emergere la bellezza negli altri, far emergere nella mia sposa o nel mio sposo, nel mio figlio, nel mio vicino di casa, una bellezza che c'è in lui, perché ha bisogno di sentirsela dire. Nessuno gliela dice mai. L'uomo di oggi è più solo, è più abbandonato, nessuno, o meglio, ci sono meno gesti di solidarietà, ma non c'è solo il gesto. Chiaro, il gesto è l'espressione di un amore che io porto per il fratello, ma com'è bello trovare persone che invece con la loro presenza benedicono, che radiano luce, gioia, amore e pace, che sanno dire bene, che sanno superare certi giudizi cattivi o certe antipatie per dire bene. Ecco allora il suggerimento che io posso dare quasi alla conclusione, sarebbero 4 punti, ne ho detti 2 soli, ma sono sufficienti, alla conclusione di questa mia conversazione: impariamo a benedire. E benedire, il sacerdote, sappiamo, deve fare il segno di croce, cioè deve mettere, fare il segno sul corpo dell'anima che si presenta, sul corpo il segno santo della croce, il sangue di Cristo che scende su quel fratello. La Madonna Medjugorje dice appunto: se i sacerdoti sapessero l'importanza della benedizione, starebbero tutto il giorno a benedire. E questo è vero, cioè ci tracciamo il segno di croce e mettiamo questo segno di vittoria di Cristo, dell'amore nel cuore e del fratello. Però
Ecco, per quanto riguarda voi laici, che anche voi che state ascoltando in questo momento, se non siete chiamati alla benedizione sacerdotale, alla benedizione liturgica, siete chiamati alla benedizione in questo senso, cioè a riportare nel mondo la benedizione di Dio nella comunità, nella casa, nel condominio, nel palazzo, dicendo bene, cioè benedicendo bene, e iniziate oggi dal marito, dalla moglie, il primo che vi capita adesso che entra in casa o che incontrate sulla strada o siete non so dove, ecco, che entra in questo momento nella vostra stanza, dite una cosa buona, dici: guarda, non ti ho mai detto che mi trovo bene con te, che in tutti questi anni in cui sto insieme con te ne provo gioia. Provate a dirglielo, vedrete che si commuovono i cuori, perché è la benedizione del Padre Eterno che arriva attraverso la vostra voce su quel fratello o su quella sorella. Naturalmente non dovete ingigantire, no? Tantomeno adulare, dovete semplicemente riconoscere la verità di Dio su quel fratello col quale magari vivete da tanti anni o che conoscete da tanto tempo e che non avete mai benedetto, o addirittura qualche volta avete maledetto, nel senso di cui dicevo prima, cioè avete detto anche male. Allora, facendo emergere la bellezza nell'altro, la bellezza nel fratello, egli si sentirà confortato, amato, rafforzato, voluto, e allora egli si sentirà amato. Sì, amato da voi in un primo momento, ma come vi ho detto, voi date voce col vostro amore con la A minuscola, date a voce all'amore con la A maiuscola. E allora nella comunità cristiana, che è la vostra famiglia, la vostra casa, quello che è, voi sarete la voce dell'amore. Dice la Madonna Medjugorje: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Bene, allora voi dite questo vi amo al fratello, alla sorella, a quello che vi sta di fianco, cioè date voce alla Madonna e vedrete, piangerà di gioia. Se non va a Medjugorje, perché non ci può andare, o addirittura lontano da Dio, Dio arriva al fratello attraverso di voi, con questa benedizione. Anche se il fratello dovesse vivere in questo momento nelle tenebre o nel male, troppo abituato a sentire continuamente parole tenebrose, ecco, arriva questo squarcio di luce, perché Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi il dire bene anche nell'uomo apparentemente cattivo, perché c'è il bene profondo, nascosto, anche in colui che apparentemente vive nel male e nel disagio, forse è quello che si aspettava da anni per far emergere questo lucignolo che era rimasto acceso nel profondo del cuore, perché finché c'è vita c'è speranza. E allora noi siamo chiamati nel mondo a portare la benedizione di Dio. Benedetto sia Dio Padre Onnipotente, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Bene, allora in questo sentirsi amati, oggi ho toccato solo due punti, sentirsi scelti, e ho parlato della benedizione, sentirsi benedetti. Successivamente parleremo allora anche del sentirsi spezzati e sentirsi dati, che è la conclusione un po' del discorso globale del sentirsi amati. Quindi ora concludo la mia conversazione e se c'è qualche domanda, qualche osservazione, qualche esperienza sull'essere scelti da Dio e soprattutto sulla benedizione, sull'essere benedetti, io risponderò a queste telefonate che potranno essere inviate da questo momento. Buongiorno, sono Carmen Di Biella, padre.
Carmen. Mi sente? Sì, benissimo. Grazie. Dunque, io volevo un po' raccontare in poche parole. Ho 53 anni, sono sposata da 32, tre ragazzi. E, diciamo che con mio marito non c'è mai stato un rapporto così bello, ecco. Io l'ho sposato per amore, lui ancora mi deve rispondere perché mi ha sposata. Sì. Solo che io non mi sono mai sentita amata e rispettata. Adesso stiamo attraversando un brutto periodo, molto brutto, perché oltre a tutte le maledizioni che lui ha mandato a me, il pentito di aver sposato una come me, dice lui, non apprezza neanche, diciamo, il dono che abbiamo ricevuto dei figli, che grazie a Dio sono dei bravi ragazzi, veramente. Sì. Lui non ammette che io vado in chiesa, lui dice che io sono così perché vado in chiesa, perché prego, e mi ha maledetta diverse volte. Io ho fatto, ho provato dentro il mio cuore a pensare un giorno felice con lui, ma non mi viene in mente nulla se non grande, diciamo, botte, via dicendo, che non sto qui a dire perché veramente... Hai capito. Ecco, adesso come adesso ho ricevuto così un torto che secondo me è grande, perché comunque mi sento sempre di più disprezzata. E non gli parlo insieme, non riesco a parlargli insieme, non lo vedo come mio marito. Adesso lei diceva di benedire, sì. Io benedico, me l'ha detto anche mio padre, quando lui ti maledice tu benedici. Nella mia mente l'ho sempre fatto, però comunque non è facile. Pronto? Adesso aspetto la risposta. Sì, sì. Dunque, Carmen, io direi certamente questo, non è facile in due parole entrare in una vita di una sorella, però qualche suggerimento si può dare. Allora, innanzitutto, quando noi riceviamo dal mondo, può essere a volte un mondo anche molto vicino, quindi un mondo casalingo, ecco, parole di maledizione, che proprio, come dicevo prima, nel termine dire male, sempre mettere in luce di difetti, sempre vedere le cose tenebrose, rinfacciare l'altro, eccetera. Ecco, prima cosa, non farle penetrare nel cuore, cioè dire questa non è la verità su di me. Certo, può servire un po' da autocritica, da esame di coscienza, il fratello ci può sempre aiutare mettendo in luce anche le nostre mancanze, a migliorare, eccetera, ma sappiamo ben distinguere, no, io non sono, non appartengo, non è verità su di me, non appartengo a questo mondo, sta dicendo delle bugie e purtroppo sta dando voce a colui che è il re della menzogna. Bene, e quindi in questo in un certo senso ci proteggiamo, le parole non penetrano in profondità, fanno male ma stanno in superficie, come le punture della zanzara, può far male ma non tocca il cuore. Ecco, e quindi su questo sappiamo distinguere tra appunto la persona che abbiamo davanti e in quel momento la voce invece a cui sta dando, che non è lui, in un certo senso non è lui. Invece sulla persona che abbiamo davanti, dal momento che il Signore vi ha uniti in matrimonio, un senso c'è, ed è quello di salvarsi a vicenda. Il matrimonio molto spesso ha questa dimensione di croce, proprio perché attraverso la croce il marito salva la moglie, la moglie salva il marito, con la sua pazienza, con la sua preghiera, con il suo sapere, accogliere lo sposo nei suoi evidenti limiti, ma anche viceversa. In che modo? Allora, appunto, quando uno non accoglie nel profondo queste parole, tace di fronte alle provocazioni, tace, cerca di mettere tutto sul piano della pazienza, sul piano dell'amore, che alla fine l'amore è più forte, sapendo che alla fine l'amore è più forte della morte. Allora, provi invece nel suo cuore a vedere le cose buone del suo marito, ma non glielo faccia davanti, vada in camera, prenda un foglio e lo divida in due come si faceva una volta nella classe, buoni da una parte, cattivi dall'altra, e metta da una parte metta virtù,
dall'altra parte metta difetti, va bene? E poi li scriva tutti. E naturalmente verrà subito da riempire la tabella dei difetti, ce ne saranno migliaia, però si sforzi anche di riempire la tabella delle virtù, delle cose buone. Ce ne sarà una? Due? Può darsi che dopo tanti anni, se abbiamo anche un po' di risentimento, non vediamo quelle che ci sono. Bene, poi ecco, prenda queste virtù buone, qualcosa di buono c'è, c'è anche nel peggior delinquente qualcosa di buono. Allora prendiamo questo qualcosa di buono e provi una volta sola, in un momento di maggior pace, in un momento di maggior tenerezza se si vuole, di bontà, insomma di tranquillità se non altro, provi a ringraziarlo su questa cosa buona. Ci provi anche dopo un po' di tempo e vedrà l'effetto, cioè in quel momento è la voce di Dio che penetra nel suo cuore attraverso la voce della sposa. Provi, forse non l'ha fatto mai, provi a farlo e con tanta preghiera, con tanta pace, proprio con la forza dello spirito, con la dolcezza che è propria della donna, propria della moglie, anche se poi dopo lui in quel momento reagisce, si ribella, ma tu sei sempre così, sempre cos'ha, eccetera, intanto la parola è stata data e penetra nel profondo, entra nel cuore e in quel momento la benedizione del Padre Eterno. Forse suo marito non è mai stato benedetto, non ha mai sentito la parola buona del padre, detta dalla moglie, può avere un effetto devastante, può essere davvero una parola risolutiva. Naturalmente lo vogliamo sperare, ma è questo il campo in cui muoversi, rispondere alla maledizione con la benedizione. Pronto? Buongiorno padre. Buongiorno. Sono Vitaliano dalla provincia di Napoli. Benissimo. Allora padre, io non so cosa dire perché da un periodo di tempo, diciamo più o meno dall'anno scorso, il Signore penso che mi ha chiamato perché io mi faccio sempre, a parte il fatto che ho avuto diciamo un po' una disgrazia in famiglia, nel senso che mia moglie sta poco bene, c'è un brutto male, e allora dietro a questa situazione io sto pregando mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera, sì, e sì, su tutte queste cose qua, dicendo anche diciamo le preghiere del mattino, le lodi, i vespri di sera, i rosari di pomeriggio e tutte queste cose qua. Ma non so se è una mia cosa, vorrei un'affermazione più o meno di come devo dire, se è proprio perché il Signore ha voluto chiamarmi a fare ciò di questa cosa, non so, vorrei una spiegazione, una testimonianza da lei. Grazie, sì. E, appunto queste disgrazie in famiglia, il lutto, le malattie che fanno parte della nostra esistenza, è difficile vederle come benedizioni, perché anzi ci sembra quasi che siano appunto l'opposto. Che cosa fare allora quando si sente solitudine, quando invece appunto di avvertire la benedizione del Padre sentiamo di non aver valore per nessuno, oppure come questo ascoltatore vitaliano ci dice, ho una grande prova in famiglia, sto pregando ma per ora non vedo niente, eccetera. Ecco, allora io direi innanzitutto di accettare la fragilità del nostro essere, abbracciare il nostro essere speciale, la nostra fragilità, accoglierla, perché questa in un certo modo viene da Dio. Sappiamo che nel mondo c'è la morte, ma sappiamo anche che in Cristo la morte è stata ingoiata dalla vittoria della croce, quindi in un certo senso questo nostro essere fragili, questa nostra incapacità di risolvere le situazioni in bene, cosa bisogna fare? Metterle sotto la benedizione. Facciamo un esempio,
c'è una lampada in una stanza, no? Che illumina il tavolo. Allora, voi scrivete sul tavolo, tutto il resto della stanza è scuro, e solo quel fascio di luce sul tavolo illumina la penna, il foglio su cui scrivete. Bene. Allora, prenda questa prova, che è la malattia della moglie, e la metta sotto la lampada, che è la benedizione, che è la volontà di Dio, che è la voce di Dio. Allora, tutto il resto che ci sembra tenebroso, ci sembra venga dal maligno, ci sembra venga dalle tenebre, lo mettiamo sotto la benedizione, sotto la luce. Allora noi forse vediamo che attraverso quella malattia, se in un certo senso, o quel lutto, quella prova, eccetera, può darsi che il Signore ci stia insegnando, cioè ci dica, ci stia purificando, ci stia educando, ci stia correggendo, ci stia dicendo comunque che qualcosa di buono, perché Dio scrive e dice cose buone anche sulle righe storte, c'è il detto, no? Scrive diritto usando delle linee tutte storte. Cioè, cosa voglio dire? Attraverso la prova, che può essere anche grave, messa sotto questa luce, dire subito: non è un fallimento, non è la fine, dici Signore attraverso questa prova che cosa ci vuoi insegnare, e vedrete, vedrà anche il nostro ascoltatore, che nella preghiera naturalmente perseverante egli crescerà nella fede, ma se anche appunto la malattia dovesse progredire, arriva il momento del nostro ultimo passaggio, comunque non vederlo come un'esperienza di finitudine, nonostante il dolore, è chiaro, quando perdiamo dei nostri cari c'è il dolore, e questo prima o poi arriverà, se non è domani sarà tra 20 anni, ma c'è il momento in cui c'è il passaggio. Bene, non cambia, il dolore di oggi è uguale al dolore di domani, ecco, il Signore comunque attraverso la prova, se noi lo mettiamo sotto il segno della benedizione, riusciamo a cogliere anche questa parola, cioè siamo purificati, educati, corretti. Ripensi il nostro amico all'esempio del filosofo francese Mounier, che nei confronti della grande prova della loro famiglia, un figlio totalmente handicappato, lo ricevevano come benedizione e si inginocchiavano, facevano la genuflessione davanti alla loro figlia. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, mi chiamo Marco. Buongiorno. Io ho ascoltato molto attentamente la trasmissione e la ringrazio delle parole che ha detto, perché in qualche modo rispecchiano così questo ultimo anno di vita che sto vivendo. Bene. Io sono, come tante persone, come forse tutti, abbiamo avuto dei momenti di dolore. Io sono passato attraverso la bruttissima esperienza dell'alcolismo, dove praticamente certamente del bene agli altri non ho fatto, dove la menzogna era una caratteristica principale, dove non c'era certo la benedizione di dir bene di qualcuno, ma anzi tutti ce l'avevano con me. Poi fortunatamente, dicevo, questa parentesi giorno dopo giorno l'ho superata, e adesso sto scoprendo appunto la gioia di questo risveglio spirituale che è così avvenuto nella mia vita, e che mi permette di aver ribaltato un po' anche il rapporto con Dio, il rapporto con quelli che sono i 10 comandamenti, che ho sempre vissuto come 10 cose da non fare, invece attualmente le vivo come 10 proposte per essere felice in questo momento, no? Per vivere bene adesso. Per cui anche se sto vivendo appunto una situazione dove ci sono difficoltà economiche e tutto quanto, mi rendo conto che i rapporti con mia moglie, con i miei figli, sono completamente cambiati, sono completamente diversi. Benissimo. È proprio il desiderio di dire bene l'uno dell'altro, del pregare insieme la sera, del pregare insieme quando siamo in macchina, dello stare, del vivere veramente. Del
bene. Contatti con l'alto per quelli che sono successi. Ecco, io credo che la cosa fondamentale è che la gioia la si sperimenta già adesso. Non è un qualcosa che io faccio per un domani, no? Ma in questo modo vivo bene in questo momento, vivo bene la giornata e affronto le difficoltà del quotidiano con uno spirito completamente diverso. Certo, il Signore mi darà una mano e certo, mi darà un senso, mi farà capire quel senso che io a volte non riesco neanche a immaginare quale possa essere. Grazie Marco, grazie. Io allora, se Marco è ancora in ascolto, gli do una benedizione, proprio come dicevo prima, cioè dico bene di lui, quindi benedicendolo, e in questo momento gli arriva, lo tocca la benedizione del Padre Eterno. Io non sono il Padre Eterno, sono un povero uomo, ma benedicendolo, ecco che questa benedizione spirituale nei cieli in Cristo arriva a questo nostro fratello. Perché lo benedico? Perché ha dato la testimonianza a tutti, quindi a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, che si può passare dalle tenebre alla luce, passato attraverso un'esperienza cattiva, di maledizione, in cui viveva nella menzogna, viveva deturpato dal vizio, o insomma comunque da una cosa non buona. Ecco che la luce di Dio lo ha portato, ha parlato di risveglio spirituale, proprio la parola più giusta, l'ha portato a ribaltare tutto, a dire no, sto sbagliando, sto vivendo mangiando le ghiande dei porci come il figlio del prodigo, ora torno a casa. E tornando a casa, avete sentito cosa ha detto? Alla sera, nonostante le varie difficoltà che permangono, difficoltà economiche, difficoltà della vita, eccetera, però ecco, io, mia moglie e i miei figli nel nostro nucleo ci benediciamo, cioè ci diciamo le cose buone che ci sono. Allora la moglie dice cose buone del marito, il marito dice cosa buona della moglie, e i genitori e i figli, sempre naturalmente nell'educazione, e i figli benedicono i genitori. Stupendo, ma quante benedizioni i figli danno ai genitori con il loro sorriso, con le loro cose buone. Chiaro che i figli danno anche preoccupazioni, a volte non ci dicono cose buone, ma quanti sorrisi abbiamo ricevuto, quante mani si sono tese verso di noi, quante volte i figli in qualche modo sono stati per noi la benedizione del padre. E questo è certamente la testimonianza più bella che questo nostro fratello poteva dare. Ecco, vedete, si può allora trasformare il nostro mondo, perché noi parliamo sempre di trasformare il mondo migliore, ma vogliamo capire una volta buona che Dio non ha promesso la pace a questo mondo, la pace terrena, non l'ha promessa, non l'ha mai detta, anzi ha detto ci saranno sempre divisioni. Allora, la pace che cos'è? È in noi, nell'intimo, ma è che si espande sulla mia piccola comunità, il mio mondo. Lì devo mettere la pace del Cristo a tutti i costi, ed è nel superamento di me, ecco, nel dire bene, nel tirar fuori le cose buone, dare la benedizione nella mia comunità, piccola o grande che sia, quella è il mio mondo. Allora, se tutti salvano il proprio mondo, il mondo intero sarà salvato. Ma non partiamo mai dall'esterno, partiamo, come anche questo nostro ascoltatore ci ha detto, dalla conversione personale. Quindi benedico questo ascoltatore Marco, che forse era in macchina, sentivo il sottofondo, starà lavorando, starà andando nei luoghi di lavoro. Io ti benedico e porta questa benedizione alla tua famiglia. Pronto? Pronto? Eccomi. Salve, sono Rosy. Io volevo dare conferma di quello che lei ha detto e del fratello precedente che c'è stato, che è la prova. È vero, quando arriva il momento che sei in una situazione, quando ti arriva una malattia, è vero che non la vuoi accettare, o perlomeno dici perché a me, Signore, proprio questo, questo momento. Io ho trasformato questo dolore, questa sofferenza, l'ho trasformata in amore. E come? Io tutto quello che ho da dare continuo a darlo alle persone che soffrono, quelle che sono nelle case di riposo, che hanno bisogno ogni tanto anche di una parola, oppure di un giorno che tu vai lì a trovarli e le stai accanto. Io ho trasformato questa mia sofferenza, che è tanta, e il Signore mi sta dando la prova, perché ha capito che forse da me vuole qualcosa. Cioè, io ho capito che anche nella sofferenza il Signore
ti dà la possibilità di poter tu fare mente locale, o perlomeno introspezione dentro di te, capire cosa vuoi da me, Signore, anche in questo momento che io sto soffrendo. Lui ti parla, parla al nostro cuore. Sì. Come? Anche mettendoti le persone accanto, e ti mette quelle persone accanto giuste, che veramente hanno in quel momento bisogno anche di te, ma non perché io mi voglio fare, come dire, poi a fare vanagloria su questo, però hanno bisogno del tuo amore in quel momento, proprio quando tu stai soffrendo, quando tu sei nella prova. Benissimo, io grazie Rosy. Voglio aggiungere, qui non c'era una domanda, c'era solo appunto una testimonianza, ma avete sentito come nel momento della prova io sto soffrendo, ecco, anziché chiudermi nella considerazione perché me, ecco, eccetera, di questa sorella dice, ho cominciato ad andare dai malati, da quelli che comunque soffrivano, a prendere la benedizione, perché quando uno è malato, mettiamo in una casa di riposo, quindi cronico, quindi sta fermo lì, nessuno va quasi a salutare, nessuno. Ecco, con il loro sorriso e con la loro gratitudine, diciamo, quando ti dicono grazie che sei venuta a spendere mezz'ora del tuo tempo con me che ero sola o ero solo, ecco, ti benedicono. Allora l'uomo sofferente, la persona che è andata a trovare l'altro sofferente, l'uomo sofferente riceve la benedizione dal fratello? No. Sì, per bocca del fratello, ma la riceve dal Signore, quindi riceve anche più forza e più grazia per vivere la sua personale situazione di malattia o di prova. E questo è verissimo, provate a farlo anche voi, naturalmente se uno non può andare a trovare un altro, comunque le occasioni, i fratelli che il Signore ci mette davanti tutti i giorni sono tante. Ecco, allora nel dare noi stessi, c'è più felicità nel dare che nel ricevere, nel dare noi stessi, nel vedere l'altro felice, ecco che io do il mio essere benedetto, ecco il mio essere benedetto da Dio, non me lo tengo per me come dono privato, ma ecco ricevo la benedizione del Padre nel Figlio in eterno, e avendola ricevuta, ecco che la condivido, la do, la mia gioia di essere benedetto la do anche a te, e ricevo gratitudine, e non è bello questo, io benedico e ricevo benedizione, in fondo la vita del paradiso non sarà altro che questa, pura gratuità, puro dono, pura vita l'uno nell'altro, nella gratitudine, nella letizia, ma come si diceva anche l'ascoltatore precedente, questa vita è già iniziata, la vita eterna non è che inizia con la morte, la vita eterna è già iniziata, abbiamo già le primizie, abbiamo già anche la pienezza dello Spirito Santo, quindi grazie anche a questa testimonianza. Sì, pronto? Pronto, buongiorno Padre Serafino, sono Giovanni. Uè, Giovanni, ciao. No, ciao. No, senti, ti volevo ringraziare per quello che hai detto, perché veramente è stato molto bello, per me mi ci è voluto molto anche questa mattina, questa trasmissione, perché mi ha fatto veramente capire tante cose, anche per la sofferenza o per la malattia, che veramente il Signore è sempre vicino anche nei momenti di prova, di sofferenza. E veramente, ecco, ringrazio il Signore, perché ecco, come io anche dopo tante ricerche ho trovato il Signore, ho trovato anche la comunità, grazie a Dio, e per questo, ecco, lo voglio ringraziare, perché veramente mi è sempre stato vicino anche nei momenti magari tante volte bui, però ecco, questo che tu hai detto stamattina veramente mi ha molto incoraggiato e molto edificato anche questo. Grazie, grazie. Giovanni, allora il mio suggerimento è quello di sentirti sempre benedetto da Dio, sempre, ascolta sempre questa voce, non ascoltare le voci del mondo, cerca di vivere nel profondo, nel tuo essere, in cui sei stato voluto
da Dio fin dall'eternità, tu così come sei, con i tuoi limiti, con i tuoi difetti, con le tue sofferenze, eccetera, ecco, sentiti sempre amato e custodisci questo amore proprio nella comunità che Dio ti ha dato con grande gratitudine, anche se il mondo ti giudica negativamente, vede i limiti, ne parla, eccetera. Sì, questa è tutta superficie, tutta roba che finirà, tutte parole che sono, vanno nel vento, che volano via, che non entrano, tu guarda in alto, guarda sempre in alto, ecco, e lì ascolta questa voce: tu sei il mio figlio amato, io ti ho fatto, io ti ho voluto, io ti ho costituito, io ti ho formato, io ti ho posto in essere proprio perché tu riceva questo amore gratuito, e allora di ciò pienamente ricco null'altro cerco, ecco, direbbe Sant'Ignazio di Loyola, non ho bisogno d'altro, di ciò pienamente ricco vado nel mondo e porto questo mio essere amato. Se così davvero facessimo tutti, come miglioreremmo il nostro mondo? Sì, pronto? Pronto? Eccomi. Buongiorno, mi chiamo Anna, chiamo da Milano. Sì. Dottore Fine, volevo chiederle questo, cioè io ho a che fare con giovani ma abbastanza grandi, no? Magari anche sui 30 anni, sì. I quali molto spesso, io sentivo lei che diceva stamattina, no? Che noi siamo scelti, no? Sì. Siamo scelti tutti dal Signore, no? Allora molto spesso mi sento dire, intanto mi dicono, beh, la fede è una grazia che viene da Dio e io questa grazia non la sento perché io non ce l'ho. O poi dicono, di me non si è innamorato nessuno, quindi io sono sempre fuori da questa cosa, perché siccome io vorrei innamorarmi, nessuno si innamora di me. Oppure io non partecipo mai alle partite perché a me non mi sceglie mai nessuno, no? Quindi, cioè, c'è questo, come sentirsi sempre scartati, sì. Non so come dire, no? Sì, 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 perfetto. E volevo chiederle cosa si può dire in questo senso, come dire, io non faccio mai neanche la partita perché non mi vuole nessuno, perché non so giocare bene, oppure perché sono brutto non si innamora nessuno di sì. me. Ecco, grazie, sì, questo è proprio vero, e c'è proprio l'esperienza, questa è l'esperienza che facciamo, ecco, nel mondo, nessuno si innamora di me, quindi io sono brutto, nessuno mi sceglie, quindi non so giocare, c'è questo quindi che poi porta nel disprezzo di sé, nel rifiuto di sé, e quindi nell'isolamento, e quindi nella tristezza, e quindi nella solitudine, e quindi ecco, nella tristezza, diciamo, che è la fine, che è il male grave, diciamo, di questa situazione, il punto finale in cui l'anima si ferma. Ebbene, cosa fare per incoraggiare questi giovani? Da punto di vista umano, nulla, cioè, se uno dice nessuno si è innamorato di me, non puoi mica dire aspetta e arriverà, oppure nessuno mi sceglie, migliora a giocare e ti sceglieranno. No, questo è una consolazione proprio da poco. Io direi invece sul piano spirituale, se lei ha un lavoro proprio anche sulle anime, se ha un dialogo profondo, spirituale, dica sì, va bene, questo è l'uomo, va bene, però recuperiamo la parte precedente, cioè tu perché sei venuto al mondo prima che quegli altri ti scegliessero o non ti scegliessero? Perché sei venuto al mondo? Chi è Dio? Cosa ci stai a fare? Nel momento in cui sei stato generato nel grembo di tua madre, cosa è successo? Cioè è solo un fatto biologico o Dio ha dato il suo soffio e ti ha voluto? Allora, se recuperano questo, se si sentono amati da un Dio che comunque non vedono, non conoscono, se però si fidano di lei, se gettano le fondamenta di questo atto di fede iniziale, tutto si può costruire, e non vale neanche il discorso la fede io non ce l'ho, beati voi che ce l'avete, no, perché la fede come atto iniziale esige sempre un atto di volontà, anche nel credente, sì è vero, io ricevo la verità di fede dalla mia mamma, dal mio papà o dal mio educatore, però arriva il momento in cui io stesso devo dare tutto il mio assenso e devo credere, quindi anche il credente compie continuamente un atto di assenso. Allora, per passare dalla non fede alla fede, bisogna che la persona dica, beh, mi fido di te, mi dici che esiste, ci provo, ecco, la famosa scommessa di Pascal, cioè ci provo, mi dici che è così, adesso per un po' provo a far finta che sia vero, e vedrai,
Ecco, se uno fa così, poi pian piano lo Spirito Santo, che ci ha generati nel Padre, ecco, prende pian piano il nostro intimo, ci convince dall'intimo, dice San Giovanni, e la fede è un processo che va avanti, appunto, come si dice, di fede in fede. Quindi suscitare la fede col suo esempio, con il suo amore, adesso parlo a lei che mi ha telefonato, con la sua bontà, con la sua dolcezza, una fede quindi convincente. Poi, ecco, quando il figlio, quando la persona, quando il giovane entra un po' in questo processo e si sforza, e dicevo appunto, e custodisce questa verità che è amato, che è voluto, così con quella faccia, con quel naso, con quelle gambe che possono essere gambe storte e che non piacciono al mondo dei rotocalchi, eccetera, prenderà più convincimento di sé e diventerà anche più convinto, si disprezzerà di meno, si valorizzerà un pochino di più e dirà no, io valgo perché sono voluto, sono amato, eccetera, e diventerà più bello, diventerà più bravo, diventerà come dire, più autosufficiente, più convinto di sé. Questo non è un processo psicologico, ma un processo di maturazione spirituale, e allora comincerà pian piano a spandere attorno a sé la sua, i suoi talenti. Non sarà bravo a giocare a calcio, sarà bravo in qualcos'altro, non avrà una bellezza di quella dei rotocalchi, ma comunque nessuno è così inguardabile agli occhi anche degli altri, è questione anche interiore, ecco, proprio di auto, come dire, convincimento, di autostima che ci deve essere, e pian piano, superando questa prima fase di autodisprezzo, arriverà anche la seconda fase, appunto, di maggiore proposta di sé. Ma prima bisogna recuperare questi due processi, sentirsi scelti e sentirsi benedetti, e questo lo fa Dio, lo fa il Padre di ogni creatura. Acqua della vita, perché le nostre vesti con tuo sangue abbiamo lavato. Bene, allora l'argomento è stato molto bello e senz'altro se ne potrebbe parlare ancora tanto tempo, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto. Abbiamo parlato oggi della benedizione, di sentirsi amati, di sentirsi benedetti, e quindi non posso terminare che in un modo, dicendo bene di voi che mi state ascoltando, anche se non vi conosco personalmente, ma per il fatto stesso che siamo in questo colloquio, ecco, trasmettere su di voi il dire bene del Padre Eterno, quindi attraverso di me, attraverso la mia voce. Adesso io do la benedizione a tutti come sacerdote, la do proprio la benedizione spirituale nei cieli in Cristo, tracciando su tutti voi il santo segno della croce, e questo è anche il mio saluto e il mio ringraziamento e il mio arrivederci al mese prossimo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.